Sui d'accordo. Senti, chiedono se vuoi diventare mamma, se hai questo senso di maternità già. Non voglio mettergli paura, però magari ancora no, perché però mi piacerebbe. È una cosa che ho sempre un po' sognato. E allora adesso c'è una domandina bellissima. Allora, voglio farla prima a Rosy e poi ad Andrea. Le faccio di Andrea. Vorrei sapere il nome per una bimba e il nome per aiuto! Un bimbo, secondo Rosy. Tappati le orecchie, Andrea, voglio vedere se coincidono. Tappati le orecchie, cosa tappati hai? Le orecchie. Il nome no, di una ma bimba. Non coincideranno mai. Non coincideranno mai. Già è parte proprio così, capito? Ma no, perché non abbiamo mai parlato, quindi non coincideranno mai. E chi lo sa? Il nome di una bimba è il nome di un bimbo? Sì. No, ancora non l'ho fatto. Allora, bimba mi piacerebbe o Luce o Gloria. Belli. Bimbo è più difficile, mi piace Alessandro. E Eros. Ah, Eros come l'amore. Gli è preso un colpo, Andrea, secondo me. Adesso vogliamo sapere, Andrea, tanto tu l'hai detto, quindi puoi stare con le orecchie stappate. Vieni, vieni, Andre, dici pure tu, bimbo e bimba. Che è il mio sogno, mi piacerebbe tanto Grace, che non è un nome proprio comunissimo. Bello, mi piace. Ti devi avvicinati un po' a Robin. Ecco. Mentre maschio, non ci ho pensato sinceramente, maschio non ci ho pensato, io nella mia concezione solo femmina solo vuole femmina. Grace, no, sicuro scapperà maschio, però vabbè. Ah sì. Guarda, Grace, vabbè, mica se ne deve fare uno solo, magari ne fate due, viene un maschio. Magari Walter, non so, nome a caso. Sì. No, lui. Beh, si dà il nome. Sì. Del nonno, Beh, certo, sì, in effetti. Sì, al sud si fa così, in teoria. Scusate. Vabbè, ci piace. Luce Zenga suona bene. Siamo moderni. Bravi, Luce Zenga suona bene, Gloria Zenga suona bene, Grace Zenga suona bene, dai, suonano bene tutti fino adesso, secondo me potete discutere sul nome. Serve, vai, agiti per cazzi. Senti Rosy, per te vogliono sapere se hai parlato con Giuliano, se vi siete sentiti, beh, che rapporto c'è in questo momento, se vi siete visti, tante domande su di lui, chiaramente, sì, ma se vuoi rispondere, perché altrimenti capiamo sì, che non... Sì, no, non ho problemi, nel senso che, come avevo detto prima di uscire, una cosa che avrei dovuto fare è parlare con lui, perché mi sembrava rispettoso nei suoi confronti per la storia di 10 anni che abbiamo avuto insieme, e l'ho fatto, ho mantenuto la promessa, se promessa si può dire, abbiamo parlato e niente. Adesso gli hai ridato le chiavi? Perché come? Gli hai ridato le sue chiavi, giustamente, che ti aveva portato la casa. Le ridarò a giorni. Ancora okay, no, ancora... a giorni, perché non c'è stato modo. Sì, ce l'ho ancora io, ma gliele ridarò a giorni. Oh, perfetto. Senti, vai, leggi altri mess. Voglio veramente... sapere la vostra canzone d'amore, quale ascoltate tutti i giorni, di solito se c'è una canzone che ascoltate, ecco, spesso. Ecco, no, alt, prendo l'assist adesso, caro Andre, ti becchi questa dedica. Rosy, vuoi farci questa dedica con le parole che pensi più giuste? Quale canzone vuoi dedicare ad Andrea? Voglio dedicare Abbracciami. Di Andrea Sannino. Andrea Sannino! Perché dai, con qualche parolina in più che gli vuoi dire? Una dedica? Ma in realtà... ho rotto tutto! Ma in realtà l'ascoltiamo spesso insieme, spesso insieme ci emozioniamo, e quindi è una canzone che comunque ci rappresenta la nostra storia, quindi voglio dedicare questa. Allora ascoltiamoci subito Andrea Sannino, Abbracciami più forte, che è la canzone che Rosy dedica ad Andrea Zenga. Vai, vai, continuate! Alziamo un po' la base che cantano. Andrea Sannino è un grande autore, possiamo chiedergli se scrive una canzone per Rosy, eh? Esatto, magari guarda, presto probabilmente lo avremo come ospite, gli chiediamo se ti scrive una canzone. Esatto, deve venire qua anche Gigi Finizio, perché quindi
Io pure Gigi, pure Gigi potrebbe scrivere. A Gigi Finizio anche glielo possiamo chiedere, assolutamente, secondo me. Un amico carissimo, glielo chiediamo. Ma voi cantereste insieme, chiedono? Cantereste insieme voi due? Mi sa che Andrea cantare, canterei, ma il problema è per chi ascolta. Un po' suonato, e ce l'hanno chiesto i vostri super zengavò qua, questa domanda. Magari ho detto, magari anche Andrea canta giocare. Per giocare, esatto. Bene, però, Dai, fateci questo pezzo. A questa la faccio bene. Adesso è cappella, vai. Prima. Dai. Te la ricordi? Sì, sì. Ok. Semplici, un po' banali. Io direi quasi imprevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così, uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, dai che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando ti riporti. La tua moto da motore che sento truccato. Mi fermo qua, vedo la sua performance. Ma va bene, e sei bravo più di me. Bravi! Ragazzi, siete fantastici, ve lo giuro. Ma ce lo regalate un bacino? Un vostro bacio? Un bacio in diretta, dai, come quelli del matrimonio. Bacio, bacio. Oh, bellissimi! Grazie, grazie ragazzi per questo bacio. Belli. Tutti i vostri fan saranno felici di avervi baciare. Vabbè, detto così. No, no, è vero, per i fan. Esatto. Dai, sai che io sono un po' ironica. Oh, i crampi per questo ridendo. Guarda, io te l'avevo detto che ci saremmo divertiti. Infatti dovete tornare sempre più spesso qui a Turchesando, anche perché io adesso veramente appena ci sarà Gigi Finizio, io ve lo giuro che qui voglio che Gigi scriva una canzone. Io parlo con Gigi, tu parli con Andrea, va assolutamente bene? Sì, sì, sì. Dai, ti prego. No. Lottiamo. Dai, fantastico. Senti, ha segnato l'Inter per Andrea qui, avverto le tue fan. Chi ha segnato? Non lo so, l'hanno scritto così, hanno segnato. Chi ha segnato? Cosa pensi? La regia ci potrà... Ma io ero venuto per prendere il caricatore per guardare la partita. No, io sono segnato. È importante che ha segnato. Amala, pazza era mala. E vai? No, vabbè, fantastico, ragazzi. Fantascientifico. Vai, leggi a raffica un sacco di messaggi di tutti i ragazzi e ragazze che stanno scrivendo, le signore, i signori, le nonne, tutti. Vi amano tutti, da tutto il mondo. È pazzesco, vai. Ti dicono, Rosy, all'interno della casa eri la più desiderata. Lo sai questo? Anche Brosio ha perso la testa per te, secondo questa nostra fan. No, no, non lo sapevo. Prendo e porto a casa, ecco. È grande, vai. Volevo dirti che sei stupenda e chiaro che ti sei ricevuto il mio regalo. Un bacio a te, Andrea. Insomma, ci dicono tutti, però non si è scritta. Elena si chiama. Allora, ne approfitto. Elena, probabilmente sì, Elena, ne approfitto per dire che abbiamo tantissimi e siamo andati a prenderli da poco, quindi ancora li dobbiamo scartare. Sicuramente sarà arrivato e ti ringrazieremo poi in privato. Ecco, qui chiedono dove possono mandarvi i regali, per chi ancora non lo sapesse. Volete rispondere? Tanto c'è l'agenzia tua. Ho l'agenzia mia, immobiliare sua, che trova nei contatti, o l'agenzia mia. Salutiamo Claudio, insomma, Claudio Lacomara, che è il tuo agente, che è una persona veramente un grande professionista. Salutiamo. Quindi tutti da Claudio, ragazzi, regali, Tutti da Claudio Lacomara, che trovate. Tutti da Claudio. Esatto. È sommerso Claudio di regali. Lukaku, gol di Lukaku, mi dicono. Lukaku. Giustamente, qua facciamo pure un po' lo stadio noi. E niente, e poi che regalo vorreste ricevere? Dai vostri fan. A noi bastano le lettere bellissime che ci scrivono e anzi non vogliamo che spendano tanti soldi. Un regalo bellissimo che abbiamo ricevuto è stata una donazione a un'associazione che si occupa dei bambini malati, quindi sì, questi davvero. Regali sono ben accetti. Bene, ragazzi, vedi che bello. Allora, io adesso siamo quasi arrivati alle battute finali, quindi io voglio lanciare l'appello di nuovo a Gigi Finizio e Andrea Sannino, vogliamo una canzone per Rosy. Assolutamente. Vogliamo al più presto sentirti cantare. Vino per tale quale show che stanno partendo, lo sai Rosy, tra poco, quindi lo assolutamente. Preparati, Appello a Maria De Filippi per Amici Celebrity e poi chiedono se fareste voi in coppia Pechino Express.
Io sì, perché no? Sì, sì, Pechino sarebbe bello. È un'avventura dai! Che secondo me è interessante. Dai, allora parliamo con Claudio subito che ma vi deve sapere segnalare. Anche se facciate Temptation Island. No, allora fanno, giusto? No, Temptation Island. No, no, abbiamo... ecco. No. Ecco. Ecco, Andrea ha già dato. Me lo se tengo stretto a casa. Bravo! Grande, direi che è la cosa migliore che qua in questo mondo pericoloso. Non meglio non andare troppo. No, non va bene. Vai, legge a Raffi gli ultimi. Vogliono sapere se hai qualche proposta imminente di lavoro, TV, cinema concreta, qualche contratto da firmare. Sono proprio i dettagli. Sicuramente i dettagli non li posso rivelare, ma ci sono delle cose che stanno bollando in pentola. Bene ragazzi, ma non avevamo dubbi. Noi intanto sai che facciamo adesso? Appena salutiamo i nostri amici, non vi scollegate da Radio Gossip Plus Italia ragazzi, perché vi dovete vedere il video di 666 di Rosalinda Cannavò con la sua voce meravigliosa, quindi non scollegatevi, continuate ad ascoltare Radio Gossip. L'ultima domanda, voglio sapere se hai conosciuto Elettra Lamborghini, mi stanno appunto bombardando su questo. No, Elettra, se vi sentite conosciute. Non ce l'ho fatta ancora, però la voglio conoscere presto, quindi ci conosceremo presto. Dai, ma sai twerkare? Okay. Sai twerkare? No, non so twerkare. Ti insegnerà Elettra, dai, anche ad Andrea, io ce lo vedo Andrea a twerkare, tutti pam pam twerkate vai con le chiappette e via dura, dici è vero perché lui lo sai quanto è stato simpatico la scorsa volta, lui ha ironizzato e ha detto sì io sono un palo della luce ridendo, no, perché tutti dicono e pensano di offenderlo, invece ragazzi senza i pali della luce qua non si va da nessuna parte, ve lo voglio dire, giusto? Ma lui è super ironico. Infatti è super ironico. Poi sicuramente quando va a dormire con Rosy non è un palo della luce. Abbiamo capito che qui sono due ragazzi innamorati, fuoco e fiamme, passionali e viva la vita. Oh, esatto. Per rispondere a tutti, giusto? Giusto. Non mi sembra neanche il caso di rispondere su queste cose, sinceramente. Guarda quanto è timido! Invece Rosy è molto più serena. Senti Rosy, chiedono se ti sei rifatta qualcosa, se ti faresti mettere mai le mani da Giacomo Urtis in viso. Questa è una frecciatina, eh? Ma che... Allora, no, io in generale le mani in viso non me le faccio mettere proprio da nessuno, non mi sono mai rifatta nulla in viso, però ho rifatto seno, questa è una cosa che ho detto. Ma in viso in generale non mi voglio rifare nulla, ecco. Ma poi, piace guarda, così. Direi che non c'è nulla da rifarti, guarda, lo posso proprio garantire. Senti ragazzi, io vi ringrazio enormemente, veramente, di questa bellissimissima puntata di Turchesand insieme a voi. Continuate così, non vi fate veramente separare da niente e da nessuno. E io vi aspetto prestissimo di nuovo a Turchesand, mi raccomando, adesso noi ci seguiamo. Bene, grazie mille. Grazie a voi ragazzi, vi voglio conoscere poi dal vivo il prima possibile appena si potrà. Verrò a Milano. No, volentieri. Anche noi. Dai, perfetto, anche perché ragazzi. Un bacio, grazie a te. Voi.